metterlo, dai. Sì, tutto di traverso. Cioè, noi siamo così, quindi c'è. Pare che alla rotonda dovremmo... Però la macchina c'ho di qua, col muso in giù di lì. La rotonda è di là e noi stiamo andando di qui. Dove l'hai comprato questo? Con i punti della benzina. Ah. Questo meraviglioso posto, il mio amico Giancarlo. Ciao Ugo, come stai? E tutti i miei amici, guarda che fai vedere questo posto, cazzarola, anziché guardarti in giro. Lui è Giancarlo, mio amico. Ciao Ugo, come va? Piacere vederti, tutto bene? Sì, sì, benissimo. Sei venuti a far comprare qualcosa perché oggi devo andare a casa di Silvia a fare da mangiare. Sì, cosa gli proponi oggi? Ti dà un'idea? Sì, sì, cioè, propongo le orecchiette con pomodoro e polpettini. Caspita, ottima idea. Un'ottima idea, per cui mi serve un po' di macchina. Sì. Ciao. Ciao, come va? Bene. Tu? Benissimo, siete pronti? Che vi avveleno? Esatto. Sì. Ciao, finalmente, piacere. Come stai? Elena, benissimo. Bene. Ciao Silvia, piacere. Che bello averti qui. Oh, piacere tutto mio. Non so se sarete contente anche tra un po' quando vi farò da mangiare, però niente, voi volete sapere, immagino, cosa il menù. Cosa vi faccio da mangiare. Allora, vi farò delle, come si chiamano, orecchiette. Cioè, le orecchiette sono quella pasta inglese, col pomodoro e le polpettine. Esperti gastronomici oggi che giudicheranno le mie orecchiette, che già dall'aspetto devo dire che sono ma sai tante volte tante volte è successo, è perso qualcosa. Aspetto è piacevole, vedo che poi vi passo anche il formaggio che è un misto di pecorino e grano. Ah, vedo che poi è stato per adesso sì, vedo che poi è stato proposto un vino. Io ho incontrato 10 giorni fa, tornavo dalla radio in metro, perché vado in radio in metro, e arriva una signora che secondo me arrivava dalla periferia di Nairobi, scura di colore, bella donna, con una testa tipo Moira Orfei, una roba molto... che io la guardavo e mi mettevo a ridere, mi farei una foto a mettere in casa, sì. Si avvicina, guarda con gli occhi così. Io voglio, uso sempre gli occhiali da sole, proprio per questa cosa di far finta di niente, no? Che va. E lei mi girava attorno e mi guardava. Ma tu sei Ugo. Non mi filava nessuno. C'è nessuno. Sì, esatto. La signora di Nairobi. E io faccio, no, questo è un racconto. La signora di Nairobi. Sì, no, sono uno che gli assomiglia. Non è vero. Dammi i documenti. Va bene. E quanti dati hai dato?
tanti baci hai dato in un film. Veri e non veri. No, ma vero credo uno. Con chi? Con Chiara Noschese. Che figlia del grande, che avevamo fatto delle prove senza tirare fuori la lingua. Quando poi Chuck Viazzero ha tirato fuori la lingua e si è incazzato un po'. Ma il regista si è accorto, no? Lei no, secondo me ti ha dato un pizzicotto. Metodo Stanislavski ha pregato la lettera. Esatto. No, signorina. Leggero. Signorina, un momento. Allora, siamo chiusi di puntata, abbiamo tempo per, giustamente per il caffè. Il nostro voto gastronomico, il mio era notte e mezzo, mi sembra che... Il suo, da quanto ne capisca lui, non mi interessa. No, non però era un 7, così, diciamo una media dell'8. Ugo l'ha portata a casa, siete d'accordo anche voi? Sì, assolutamente sì. Allora, siccome siamo in chiusura, ci beviamo il caffè come chiusura della puntata, così...